Nasce a Salerno il primo Digital Innovation Hub della Campania. Previsti dal piano Calenda del 2016 per l'industria 4.0, i nuovi distretti per la diffusione della tecnologia puntano a promuovere la cultura digitale tra le imprese, mettendole in contatto con la ricerca ed il mondo della finanza. A creare il primo hub campano a Salerno, ribattezzato Fab Four, la Confartigianato, che punta a realizzare una rete che vuole essere la più estesa d'Italia, già ha superato quota 30 di strutture in diversi centri della penisola. Il Digital Innovation Hub di Salerno, Fab 4, insieme ad altri partner importanti, avvia una serie di servizi, uno sportello che permette sia alle imprese del nostro territorio in termini tradizionali ad avvicinarsi a questa nuova rivoluzione, ma anche ad affiancare nuove imprese digitali sia come start-up sia come nuovo sviluppo economico. Fab Four Confartigianato di Salerno propone un centro di innovazione e promozione di nuove start-up con il Sella Lab, un centro per l'artigianato digitale, un incubatore a Cava dove ci sono anche due punti di progettazione e fabbricazione digitale. Alla presentazione a Salerno anche l'assessore allo sviluppo del comune capoluogo De Luca e quello regionale, le start-up Fascione. Oggi è un giorno importante, si inaugura questo primo punto digitale di Confartigianato, sono stati bravissimi tutto il team di lavoro. Credo che sia un segnale importante per il territorio, l'artigianato sappiamo bene che ha una potenzialità incredibile e quindi queste potenzialità vanno coltivate anche con l'innovazione per essere più al passo coi tempi e più competitivi. E anche noi come Regione Campania abbiamo da poco deliberato un importante intervento sull'artigianato, sono 30 milioni e in particolare ci sarà una misura da 7 milioni e mezzo per l'artigianato digitale, quindi credo che mai come in questo momento le associazioni e quindi Confartigianato, le istituzioni, le imprese e gli enti anche finanziari andiamo tutti nella stessa direzione e mi sembra veramente un bel momento, un bel passo. Dobbiamo essere in grado di sviluppare le giuste competenze, l'iniziativa di oggi va anche soprattutto in questo senso e soprattutto dobbiamo fare in modo che questa quarta rivoluzione industriale non sia un percorso che porti alla perdita di posti di lavoro come qualcuno paventa, ma anzi dobbiamo far sì che questa crescita porti alla creazione di nuove figure professionali, di figure professionali skillate che possano dare un nuovo impulso al nostro sistema produttivo senza dimenticare ovviamente le tradizioni, quindi anche la bravura, la capacità e la creatività dei nostri artigiani. Se riusciamo a combinare questi due elementi, quindi la creatività, la tradizione con contenuti innovativi, credo che sicuramente potremo garantire un bel percorso di sviluppo ai nostri territori che potranno candidarsi come un piccolo grande hub di tutta l'industria e la manifattura 4.0.